L'interpretazione è intorno al vero uso del disruptive, perché poi se ne parla tanto. E mentre nel privato il disruptive avviene, perché di fatto la gente usa dai sistemi cloud, come si è detto, per Dropbox piuttosto che altro, usano i cellulari, comunicano, fanno, ma quando si tratta di azienda si diventa improvvisamente conservativi. Quindi sistemi che dovrebbero essere inseriti in azienda per migliorare l'attività dell'azienda difficilmente vengono inseriti. C'è resistenza al cambiamento, che è la cosa peggiore, mentre il cambiamento è ciò che sta guidando questo momento storico. Per cui non sapere affrontare il cambiamento si finisce come i dinosauri, non ci si adatta e si muore. I cambiamenti vanno governati, per cui sicuramente c'è una spinta dall'alto, però è importante anche identificare nel basso i key user che guidano il cambiamento, perché le rivoluzioni non si fanno mai dall'alto, si fanno dal basso. Per farle dal basso è importante che i key user vengano formati a sostenere il cambiamento, discutano il cambiamento, facciano loro il cambiamento e lo promuovano all'interno dell'azienda. Solo in questo modo poi la tecnologia diventa il ponte su cui appoggiare il cambiamento, ma il cambiamento deve essere dal basso verso l'alto, però con un forte endorsement dall'alto, perché sennò non ha luogo.